Dopo il primo tumultuoso incontro all'Università di Tor Vergata, il sindaco Alemanno si infila nella Tana del Lupo e agli abitanti del comparto R8 di Tor Bella Monaca promette che nessuno nella nuova Tor Bella che ha intenzione di realizzare sarà peggio di ora. La concertazione promessa sul masterplan, che prevede l'abbattimento di quasi 900.000 metri cubi di cemento e la realizzazione di abitazioni per 44.000 persone, 16.000 più di adesso, parte dal centro sociale intitolato a Che Guevara di Largo Ferruccio Mengarone. Oggi è il secondo momento importante di confronto e lo facciamo qui in un centro sociale che ormai è diventato un luogo importante di aggregazione del quartiere. Poi il 17 saremo nel municipio, nell'ottavo municipio, a fare proprio il confronto istituzionale, quindi ci sarà tutto il confronto possibile, non sarà calato nulla dall'alto e faremo anche un vero e proprio referendum fra gli abitanti di Tor Bella Monaca. Alemanno ha spiegato che ogni famiglia rimarrà titolare del suo contratto e che a ciascuno verrà assegnata una casa della stessa metratura in cui vive. L'assessore alla casa del comune Antoniozzi si spinge oltre e assicura che anche chi non ha attualmente regolare contratto, ossia chi occupa illegalmente, avrà un tetto. I canoni resteranno gli stessi, le case avranno la stessa ampiezza, per cui i nuclei familiari non è che andranno a diminuire o d'altro, anzi possono solo aumentare. Per quanto riguarda i senza titolo, è evidente una cosa, signori, che nel momento in cui noi veniamo qui a dire vogliamo sostituire e fare una cosa migliore, è evidente che la garanzia sarà per tutti. La garanzia sarà per tutti gli abitanti di Tor Bella Monaca che partecipano a questo programma di riqualificazione urbana. Nonostante le parole di Alemanno e Company, rimangono molti dubbi dei cittadini. Ci sono molti giovani qui che si sono creati dei nuclei familiari, hanno occupato e sono stati sanati, però non hanno un contratto. Dove vanno a finire queste persone? La signora che studia vicino a me, ha 92 anni, è disperata dal fatto che gli levino casa, sta da sola. Non vuole andare via dalla sua casa, non vuole andare via dalla sua casa. Forse sa perché la gente di Tor Bella Monaca non si fida dei suoi progetti? Perché sono 27 anni che abbiamo un contratto, un precontratto. Dopo 27 anni non abbiamo ancora un contratto definitivo. Abbiamo un precontratto da 27 anni.